Egli vuol sciogliere ogni durezza del nostro cuore, come avvenne a Massa e a Meriba, quando ci ha ricordato la prima lettura, il popolo eletto fu sorpreso dallo sgorgare dell'acqua dalla roccia percossa dalla verga di Mosè. Che ognuno di noi abbia la semplicità di riconoscerlo e quindi la possibilità di riscoprire la bellezza inaudita dell'essere cristiani. Paolo, nel brano oggi proclamato dalla lettera ai Romani, la descrive in questi termini: giustificati per la fede, siamo in pace con Dio. Dalla fede, concretissima modalità di esistenza personale e comunitaria, ci viene il dono della pace con Dio, da cui nulla, neanche la nostra fragilità, il nostro peccato, se lo riconosciamo, ci potranno separare. Non è questo lo scopo esaltante dell'austero richiamo alla preghiera, alla penitenza, al digiuno della Quaresima? Nel dolce perdono di Cristo ogni ansia, ogni paura è vinta, il futuro è tutto custodito nella speranza certa del manifestarsi pieno del volto del Padre. Insiste Paolo, mediante la fede abbiamo ottenuto di accedere a questo dono, a questa grazia nella quale ora ci troviamo e ci vantiamo nella speranza della gloria di Dio. E questa è la gloria di Dio cui si riferisce l'Apostolo. Veniamo da un Padre e andiamo ad un Padre. Nulla e nessuno ci può togliere il gusto pieno di questa figliolanza. Niente può inceppare definitivamente la libertà, spezzando le ali del desiderio di chi, come la samaritana, sa fare spazio a Gesù vivo, a Gesù in carne ed ossa. Lasciò la brocca e andò in città e disse alla gente: venite a vedere un uomo che mi ha detto quello che ho fatto, che sia forse il Messia. L'iscrizione evangelica sovrastante la scena sulla destra del nostro mosaico è quindi la più bella conferma della fecondità della fede per l'umana libertà. Gesù tocca il cuore della donna e la mette in moto lungo la strada del per sempre, della definitività. Il cambiamento è immediato nel suo principio. E si documenta in questo suo andare di corsa ad annunciare la buona notizia. Per non essere ingombra, lascia lì la brocca. La stessa cosa capita a noi quando ci imbattiamo in una persona che testimonia autenticamente la verità. Ne deriva un'urgenza irresistibile, farne partecipi gli altri. Si attua in tal modo l'affascinante vicenda dell'umana libertà. Più la verità ti si dona di persona e più ti spinge a comunicare perché e come ti ha coinvolto. Diventi coprotagonista della storia. E così il vero, assecondato dal bello, diffonde il bene. Pensiamo a questa splendida basilica, scrigno prezioso per l'inarrivabile tesoro della nostra città, che non cessa di richiamare milioni di uomini di tutti i continenti, di tutte le razze, di tutte le religioni, di tutte le culture, di tutte le lingue, di tutti i ceti. Come potremmo goderne ora se i nostri padri, afferrati da quel bene sommo ed amico che è Cristo stesso, la verità vivente e personale, non avessero fatto fiorire la singolare bellezza della civiltà veneziana. Carissimi, permettete ora al nuovo patriarca di esprimere un augurio. Possa avvenire per voi e per me quello che accadde agli uomini di Samaria. Essi si lasciarono smuovere dalla testimonianza della donna. Si rivolsero personalmente a Gesù.
resta con noi. Lo pregarono di restare con loro, volevano toccare con mano, volevano verificare di persona l'annuncio della donna, volevano conoscerlo, volevano stabilire una familiarità con lui. Ed egli si fermò. L'Evangelista nota che si fermò 2 giorni. Noi sappiamo che la nostra nuova famiglia, la Chiesa Santa che vive in Venezia, in cui per la fede ed il sacramento si realizza la Chiesa di Dio, la Cattolica, noi sappiamo che la Chiesa lo trattiene presente e vivo in mezzo a noi, ora, qui e per sempre. Egli, comunicandosi da persona a persona, lungo tutta la storia della Venezia di terra e di mare, è giunto fino a noi, vive in mezzo a noi, sacerdoti e diaconi, religiosi e religiose, fedeli laici di ogni età e condizione, nelle famiglie, nelle parrocchie, nelle associazioni, nei movimenti, nei gruppi, in tutte le nostre comunità. Egli si offre perennemente alla libertà di ogni uomo, di qualunque razza, religione, convinzione, cultura, ceto o condizione sociale. Ebbene, noi cristiani vogliamo essere per chiunque umili testimoni della sua singolare persona. Vogliamo farlo sulla scia dell'invito di Gesù agli apostoli contenuto nel Vangelo di oggi. Io vi ho mandato a mietere ciò che voi non avete lavorato. Altri hanno lavorato e voi siete subentrati nel loro lavoro. Quale dono più grande possiamo chiedere oggi alla Vergine Nicopeia? Quale vittoria ci dovrà ella accordare se non questa vittoria, la vittoria della fede? Anche noi, come i samaritani, possiamo confessare liberi e convinti. Non è più per la tua parola che noi crediamo, ma perché noi stessi abbiamo udito e sappiamo che questi è veramente il Salvatore del mondo, il nostro Salvatore. Amen. Come potrei, alla fine di questo lungo e incompleto elenco e al termine di questa indimenticabile giornata, come potrei non avvertire ancora di più tutta la mia sproporzione e il mio limite? Ma a questo proposito, sento che mi regge il vostro affetto. Sento che mi rivolgete un invito che mi toglie ogni trepidazione e mi dà pace. Percepisco che mi dite coraggio, siamo insieme. Questo insieme toglie ogni ombra di timore dal mio cuore, perché lo dispone all'iniziativa del Dio che vive tra noi. Generazioni